fantasia, Candy, Candy è l'armonia, Candy è la magia, Candy, Candy è simpatia, e zucchero filato e curiosità, è un mondo di pensieri e libertà, è un fiore delicato e felicità, che a spasso col suo gatto se ne va. Dopo una breve esperienza al fianco del dottor Leonard, Candy ha deciso di diventare una brava infermiera. Salutata da tutti i suoi amici, è quindi partita dalla casa di Pony alla volta della città e della severa scuola Mary Jane. Finalmente in città! Ma che traffico animato! Quanta gente e quanti palazzi! Riuscirò ad ambientarmi, abituata come sono alla calma della campagna. Oddio, ma quella vecchina sta per essere travolta da una carrozza! Signora! Signora, attento, per carità! Ah. Non l'avevo proprio vista, quella carrozza. Grazie, signorina. Signora! Signora, mi perdoni, da che parte è diretta? Io vorrei accompagnarla, se me lo permette. No, non ho bisogno di nessuno. Mi scusi, signora. Io non volevo offenderla. Io vado alla scuola per infermiere Mary Jane. Io devo andare all'ospedale St. Joseph, che è proprio lì accanto. E va bene, puoi accompagnarmi, piccola. Così Candy accompagna la strana vecchina fino all'ospedale. Eccoci qua. Toglimi una curiosità, piccola. Ma tu vuoi fare l'infermiera? Sì, signora, con tutte le mie forze. Fare l'infermiera non è rose e fiori. I malati a volte sono molto esigenti, difficili da accontentare. Sei sicura di farcela? Io spero. Beh, adesso la devo salutare. E stia bene. Non ti preoccupare, cara. Ho una salute di ferro. Arrivederci e buona fortuna. Eccoci finalmente. La scuola Mary Jane. Oh, com'è tutto pulito e lucente. E come sono belle le candide divise delle infermiere. Scusi, signorina, ma i pazienti non possono entrare da questa parte. Ma io non sono una paziente. Sono venuta per incontrare la signora direttrice. Allora deve rivolgersi all'ufficio informazioni. Grazie, spero che diventeremo amiche. La giovane infermiera non risponde e si allontana. Candy entra nell'ufficio informazioni. Lei è la signorina Candy Candy? La direttrice è occupata e la riceverà fra un'ora. Può lasciare qui la valigia se vuole e andare a fare una passeggiata. Una passeggiata? Oh sì, grazie. Dove stai andando, ragazzina? Di nuovo lei, nonnina. Mi fa piacere rivederla. Ho un'ora di tempo e mi piacerebbe passarla in un parco. Saprebbe indicarmi dove andare? Se vuoi puoi venire con me. Così Candy va nel parco con la strana signora. La vecchina sceglie una panchina al sole. Ecco, vorrei sedermi un po' qui. Ti dispiace prendere il mio scialle? Si sta bene qui. Ma la passeggiata mi ha fatto venire fame. Ho fame anch'io. Aspetti, vado a prendere qualcosa a quel chioschetto. Candy si allontana di corsa e, sbadata, inciampa in un pover'uomo che sta dormendo rannicchiato a terra. Oh, poverino. Meglio coprirlo o piglierà un malanno. E senza pensarci due volte, Candy lo copre con lo scialle della vecchina. Di lì a due minuti, eccola tornare di corsa con due panini. Tenga, questo e questo. Grazie. E tu non bevi? Non ti piace il latte? No. Cioè, sì, ma non avevo abbastanza soldi per comprarlo per tutte e due. E questo sarebbe solo per me, allora? Sì. Chissà se riuscirai a superare l'esame alla Mary Jane. Un esame? Non sapevo che ci fosse un esame. Oh, sì. Ed è un esame molto severo. Piuttosto, dov'è il mio scialle? Oddio! C'era un poveretto laggiù che si era addormentato. Aveva l'aria molto infreddolita e io... Ma è sparito! Col suo scialle! Ma stia tranquilla, lo ritroverò. O glielo ricomprerò non appena avrò il denaro.
L'incidente ha avuto il potere di mettere in grande agitazione la povera Candy, che ora si presenta con grande timore dalla direttrice della scuola. Io sono dolente di arrivare così in ritardo, signora direttrice. Ho avuto un incidente. Io sono Candy Candy. Sono qui in seguito alla domanda fatta da Miss Pony, che ha l'onore di conoscerla. Mi scusi, signora, io... Finalmente Candy ha avuto il coraggio di alzare gli occhi e... Ma lei è... Io sono la direttrice di questa scuola. Mi chiamo Mary Jane, ma lei dovrà chiamarmi signora direttrice. Sì, signora direttrice. Non riesco proprio a capire come Miss Pony l'abbia potuta raccomandare. Lei è molto sbadata, figliola mia. Oh no, guardi, signora direttrice, io le prometto... Comunque, signorina Candy Sbadatella, io le permetto di frequentare la mia scuola per infermiere. Ma io devo ancora fare l'esame. L'esame lo ha già fatto e devo ammettere che lo ha superato in maniera soddisfacente. Io ho fatto l'esame. L'inganno che ho usato, farle credere cioè di essere una stramba vecchietta tutta sola e malandata, quello era l'esame. Lei ha fatto molti errori, signorina Candy Sbadatella, ma mi ha dimostrato di avere la dote più importante per un infermiere, la generosità. Con l'offrirmi il suo latte e anche offrendo il mio scialle a quel poveretto. Oh, mi scusi, lo ritroverò. Ma in una cosa si dovrà impegnare. Pur mantenendo il suo sorriso, che è un gran dono di Dio, dovrà sforzarsi a prendere la vita con maggior impegno e serietà. E adesso... Buongiorno, Flanny. Candy sarà la sua nuova compagna di stanza. Oh, tu! Sono contenta! Flanny è una brava allieva. Potrà avere tutte le informazioni da lei. E ora Flanny voglia essere così gentile di farle visitare la scuola. Oh, grazie, signora direttrice. E buon lavoro, signorina Candy Sbadatella. Nella vita ci sono momenti difficili amari. Nella vita ci sono momenti che fanno soffrire. Su cui puoi contare, ma ci sono gli amici che ti sanno consolare. Nella vita ci sono le ore tessute di nero. Nella vita ci sono le ore di lacrime chiare. Ecco, Candy sta per affrontare la sua nuova vita, la vita che ha scelto. Ora guarda la sua immagine riflessa nello specchio. Non più l'immagine sbarazzina della Candy di ieri, ma una signorina tutta vestita di bianco e piena di responsabilità. Io cercherò di fare del mio meglio. Non sarò sola ad affrontare la mia nuova vita. Siete tutti con me, non è vero? Tutti voi, amici cari. E tu, mio amato Terence. Io non vi deluderò. E quando ci incontreremo di nuovo... Signore, ti prego, fa che ognuno di noi si possa guardare dritto negli occhi. Che ognuno di noi sia fiero della sua scelta e... tutti insieme finalmente si possa sorridere.